Ne sarà felice Francesco Monte quando uscirà dalla casa del Grande Fratello VIP. Fatto sta che Cecilia Rodriguez non riesce proprio a trattenersi quando si parla di Ignazio Moser. Nella famosa casa lo scorso anno l'amore l'ha travolta e adesso, a distanza di mesi, al loro primo anniversario, conferma questo sentimento irrefrenabile, che non riesce a tenere bada e gestire e lo stesso fa lui disposto a tutto per la sua bella Argentina. I due hanno rilasciato un'intervista a Chi in cui parlano dei loro sentimenti e in cui proprio Cecilia rivela: Ignazio è speciale, non ho mai visto e conosciuto uno così con buona pace del suo ex. Riguardo al tema caldo del matrimonio e del loro futuro insieme, è Ignazio a fare chiarezza sulla questione confermando di averne parlato in un'intervista ma di non aver detto niente di sicuro in merito a tutto questo o, almeno, di non aver parlato di date e altro. Ho parlato di matrimonio dicendo che stiamo bene e sogniamo un futuro insieme, un giorno ci sarà ma non abbiamo programmato ancora nulla. Stesso discorso per i figli, ne parliamo ma non fissiamo date. Al momento continuano a vivere il loro amore in questo modo e quando arriverà il nodo al pettine i fan saranno i primi a saperlo con tanto di annuncio ufficiale. Riuscite ad aspettare fino a quel momento? Cecilia e Ignazio innamorati e in TV. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano in TV. La coppia, nata all'interno della casa del Grande Fratello VIP 2, sarà ospite di Cancelletto CR4, La Repubblica della Donne, il programma condotto da Piero Chiambretti in prima serata su Rete4. Un amore nato sotto le telecamere all'incirca un anno che fa, che continua a far sognare i fan, e non solo. La sorella di Belen e il figlio di Moser sono sempre più felici ed innamorati come testimoniano le tantissime foto che i due condividono sui social networks. I due si concedono moltissimo ai fan condividendo tantissimi scatti di vita privata sui social, in particolare su Instagram dove sono molto seguiti. Cecilia Rodriguez può contare più di 3 milioni di followers, mentre Ignazio è fermo a quota 1 milione. Numeri comunque importanti che hanno trasformato la coppia in una delle più seguite dei social. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser scatti sexy su Instagram. Su Instagram, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser continuano a stuzzicare con una serie di scatti sexy. La coppia, sempre più innamorata, ha condiviso una serie di stories in cui giocano a letto tra ammiccamenti, coccole e biancheria intima. Scatti che non sono passati inosservati ai milioni di followers che seguono la coppia nata lo scorso anno all'interno della casa del Grande Fratello VIP 2017. Un amore che ha dovuto superare tantissime critiche, visto che la bella Cecilia era entrata impegnata all'interno della casa. Poi l'incontro con Ignazio le ha causato una vera e propria rivoluzione emotiva che l'hanno spinta a lasciare in diretta TV il fidanzato Francesco Monte e a viversi sotto l'occhio delle telecamere e dei telespettatori la storia d'amore con Ignazio Moser. Un amore che oggi si conferma più forte che mai con la coppia prontissima a compiere il grande passo. Sembrerebbe prossimo, infatti, il matrimonio tra i due anche se a smentire la fake news ci ha pensato proprio l'Argentina sottolineando che al momento va benissimo la convivenza. Ignazio all'isola dei famosi? Ignazio Moser sempre più vicino all'isola dei famosi 2019? L'ex concorrente del GF VIP, intervistato da Lorella Boccia nel programma Rivelo ha dichiarato: mi separerò da Cecilia.
C'è questa pazzia, voglio fare l'isola dei famosi perché comunque nel primo reality che ho fatto la mia immagine è uscita per la coppia. Il mio desiderio è quello di far conoscere solo un certo punto di vista di quello che sono. Sembrerebbe fatta quindi per il figlio del campione di ciclismo, che si è autocandidato a partecipare come naufrago alla prossima edizione del reality show di Canale 5 in partenza nel 2019. Non so se farò meglio o peggio di Francesco Monte all'Isola dei Famosi. A me è dispiaciuto perché avrebbe potuto essere un momento di rivincita per lui. Per costruire delle basi su cui ripartire. Francesco è tornato a casa per una sciocchezza. La situazione non era così grave come è stata trasformata. Credo che adesso Francesco non sia innamorato di Cecilia. Ha avuto una vita piuttosto frenetica, ha detto Ignazio, pronto a tutto pur di sbarcare in Honduras. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.